Sì, prova. Good morning, you speak English. Sono che sa sai. E così ne corrobongo, quando so che so con bongo. Io non so con bongo. Cosa hai messo nel caffè? Sei una figlia cavalcanda. E va la canta. Addio. Tu barco. Pronto. Allora ragazzi, un'altra puntata. Oggi siamo capitati, perché iniziamo sul mare, iniziamo, no? Il topos è vivo, il topos è vivo. Sì, sono vivo. Siamo sul mare, però non ti può metterci giù bene. Ah! Allora, sei pronto per questa nostra tour, che si chiama Turrone. Ecco qua, siamo ad Acquapesa e questo è il mercatino. Ci hanno chiamato su Facebook, vediamo di riuscire a trovare qualcuno. Intanto ti arriva, accorto Francesco, chiudo qua perché vede, non c'è nessuno, ma quando registriamo noi arrivano tutti. Dove andate? Buongiorno! Dai signor, fermami le macchine, Francesco. Poi andiamo sul mare, vi facciamo vedere il mare, vi facciamo vedere. E su Susi Bangarelle, solo, ci sei tu? Buongiorno! Ma c'è qualcuno? È una cosa che. Ma pure la seggia c'è qua, Francesco, sulla seggia c'è rimasto. Arriviamo! Ma non c'è nessuno proprio. E che facete? Ma arriva qualcuno? Dopo Natale arriva qualcuno. Dopo Natale? Sì. Entri in casa fino a Natale, ma lei alla mattina. Ma mo non c'è nessuno proprio. E che come che fai? Ah, che fai? Vedi che fa. Okay. Guardiamo i muschi, che fa? Qua c'è una parrucchiera, dove una parrucchiera? Se le fanno già, se le fanno già. Noi siamo la parrucchiera, che c'è un brand. Ando, comincia a venire qua, Ando, vieni qua. Prendi magrito, dopo, sapessi. Su, passa a Caposanto. C'è stato un Caposanto. C'è che sto di apro. Su, passa a Caposanto, c'è na. C'è no, onno, mirlo. Da, mi. Na mirlo. Mir. Na mirlo. Caca. Che canta. Caca. Un ne. Non è né la mirlo e né la capra. La capra che la capra. Non è né la. Un né la mirlo, né la. Ah, pescata in bacia. È una sciavola. Come una sciavola. Ah, non lo so, mirlo, sciavola. Un né la mirlo, né la. La capra santa. E dai poi. E non lo so poi. E il pezzo di contatto. Vediamo se ci faccio sangue, faccio così. Vuoi a Francesco? A me ne faccio usare. Buongiorno, signor. Buongiorno, possiamo, signor? Ma che bella parrucchiera che c'è. Possiamo? Accorto con qua non posso. Guarda che bella gente. No, no, signora, no, signora, no, signora, no, che è una terrorista. No, no, signora, no. Signor, facciamo un saluto a tutto il mondo, facciamo. E che qua? Grazie, signor, per averci fatto entrare. La signora no, perché... come stai? Bene, bene. Vi fate belle per quest'estate? Sì, quest'estate ancora c'è. Oh, ma il mare, com'è il mare? Il mare però vedo che insomma c'è poca gente, però qua lavorate, Benedì. Signor, voi vi facete carta... Ma paghi i tasse, ma lavorate. Che colore vi fate oggi? Che colore vi fate i capelli? Che colore? Avete fatto il colore o vi tagliate? Castane. La signora invece... A signora non si fa proprio, tutto a zero ci fanno la signora. Che colore vi fate, signora? Fate un saluto a tutta la Calabria, tutto il mondo intero. Ciao. Che colore vi fate? A verità, che colore? Bordeaux. A rassosiare, non quello che si luccica. Invece la signora ci ha messo i catali francesi, diciamo. Signora, complimenti per i capelli. Vi faccio un regalo, eh? Grazie innanzitutto per la cortesia. Signor, che scherziamo, per carità, eh? Che siete dalla parrucchiera, non è che siete da 2000, ecco. Se no, per che facciamo i condori, invece. Vieni qua, alla signora. La forza della... Siccome la signora lavora, chi è la titolare? Chi è la titolare? Io, la signora. E lei? È la mia collaboratrice. Guarda qua. Signora, la salsa da nonna, che fa? Che la salsa da nonna. Mi ci affu? Mi ci affu. E però venga qui, facciamo un bello suo coso. La salsa da nonna, ta, mi ci affu. No, no, proprio, il bacino così lo dobbiamo fare. Come va? La salsa da nonna... Adesso la nonna? Mi ci affo. Brava, che può cambiare nell'anno, può cambiare. Sorridete questa. Grazie signore mio, grazie. Grazie della sua grande cortesia. Ecco che cos'è. Ecco, prendete esempio, no?
che un po' di allegria fa bene alla vita, e se no perché poi tu dai. A vedere la televisione, oh, no, signore. Alle ore 15, mi raccomando, non più alle 14:30. Scusi, le volevo regalare una cosa, posso? Cane vanzango uno, beh. Franci, però qui c'è nessuno, le puntate le facciamo comunque. Che ti pensi, Franci? Scusa? Scusi? Ma come sto qui? Mo ti regalo, come stai? Ma con c'è bellicca c'è? Che c'è di qua? Si va pure allo paese. Di qua? Ci voglio mandare pochino, perché le voglio regalare una cosa. Ma che musica, per me se funziona la sciatella, è tutta lorda. Ah, quindi di qua si ci va però. C'era una e lei che lavoro fa? E basta, Gine, e sta scoppolando, sì. E basta, c'è sta scoppolando, basta, Gine. E basta, ma che stai, sta già Gine, ma falla fare una poca, andò. La porto da Rocca che c'è un bel passato tedesco, così a me si ce la provvede, no? O no? Sì. Perché vuole, capito? Oh, scivolo. E anche lei scivola ogni tanto. È andato a quattro gambe pure, grazie. Come quattro gambe? Quattro piedi te, non è che ne avevo dove. Ah, ha ragione. Non è che ci hai fatto quattro piedi te? Quattro piedi. Perché i soldi quando ne tenono, i cani? Sempre quattro. Sempre quattro. Che si mangia? Che lavoro fa lei? Dammi una cosa, dammi una maglietta. Dammi una maglietta. No, non che la nostra, che raccia. Che propaganda fa? Che lavoro ha fatto lei? Non ci ha mai visto lei in televisione? Televisione, amore. Guarda dopo. Scusa. Ma è possibile che non... Attimo, benina. E basta, Gine, e basta, basta, Gine, e basta. La maglietta. Vedete la bocca? Voi capite che facciamo noi in base a lei? La maglietta, aspetta, vieni, dammi qua, ferma, dai, se tu non la sai condurre, no, ferma, basta, fai la brava, che poi ti faccio la tua rocca che ti faccio di bene. Oh, finalmente, ecco, ando così, guarda, devi fare uno e uno, vedi, basta, vieni qua. Ma lì bella che si sciolga, c'è un cane di caccia che se la mangia. Rapa, apri. Si apre dopo ci fa polvere. No, ci fa polvere. Si fa capo tutte le fredde, si fa capo, si fa freddo ti qua dire. Si fa capo tutte le fredde. Oh. Bella maglietta di Paolo Marano, grande Paolo Marano, nel mondo. Chi è Paolo Marano? E come lo conosci? E con la climatizzazione Marano, scusa, te ne accanto. Basta! Che lavoro ha fatto lei? Una volta. Certo. Ha fatto tutto l'altro, ho pescatore. È un pescatore. Che sarà? Ma lei è sposato? Ho falegnato, un barcaiolo. Grazie. Iamone, ti voglio bene. Un bacione e grazie di qua. Iamone, accompagni, ma vieni con noi. Vieni con noi. E basta, Gina. Gina, basta, che sta scoppolando proprio il cappellino oggi. Bene, andiamone. Andiamo a riparare le barche, ragazzi. Pensate che puntata che vi faccio vedere oggi. Signor, buongiorno. Ma già una vista qui a dove? Ah, scusa. Ha già visto? Bene. Oh, signor, che noi scherziamo, per carità, Vieni qua, oh! Lei è il medico del paese, lui è il medico del paese. No, non lo so se è me. Andiamone. Ragazzi, qua dobbiamo fermare le macchine, sennò chi fa il giro? Venga. Al telefono, signore. Andò, se vieni con noi per favore, dammi. Devi strato poco. Allora, vediamo se. Addi tappi a Piranha, a Picabarina. Che? Che fatica non ce n'è. Eh?
che lavoro non c'è niente. E poi. Ma stai bevendo? Che stai facendo? Ha detto la picca marina che lavoro non c'è niente. No, ha detto la picca marina. Che fatti che. Un lavoro è na. È na, è una rovina. Risponde un carcarazzo. Risponde un carcarazzo e chi non lavora si mangia tanto. Quindi lei praticamente è un vecchio pescatore, un pescatore che riparava le barche. Ma io voglio capire, mo, assume, buongiorno ragazzi. Ma scusatemi, ma da qua a pesa c'è qualcuno? Non c'è nessuno. Ecco. Billy! Buongiorno, vi posso. Un secondo, fermo un secondo. Questo è il suo paese. Ma voi che vendete? Cioè, Bill, aspetta, Bill. Ma io voglio capire. A che avete aperto? Allora, siccome sono stati chiusi, e apriamo tanto per prendere un po' di aria. Sì, solo per questo. Non niente. E perché non ci sono niente? Vendita qua zero. Non c'è mai. Veniamo per sistemare la merce, per sistemare qualcosa. Sì, niente di particolare. Niente, assolutamente. Niente voi. Eh sì, perché sennò veramente. Ma poi l'estate c'è qualcuno. L'estate non si può camminare. Perché le case sono chiuse. E ci sono quattro anziane e basta, niente di particolare. Cioè, forse c'è una musica, c'è forse la musica. Gentilmente mi dovete intervistare a Super Bill. Se lei mi accompagna, guarda, sono solo. E che io siccome sono solo, c'è ne c'è, non c'è nessuno che sei solo. E quei. Grazie, ciao ragazzi. Signora? Buongiorno, dammi la macchinetta. Signora, dammi che tengo io, vieni qua, ferma. Tu, io ti voglio bene, Gina, però mi devi stare a sentire, zì. Ah, Gina. Vieni. Buongiorno, signora. Andiamo zì, finisce però. Però la cosa bella sai qual è? Che ancora c'è. Sono le finestre aperte. E c'è dopo il bagno che si. Pronto? Ta-ta-ta-ta! Ok, dammi qua. Salutiamo che cosa? A Pietro Redda! E salutalo, così io saluto. Saluta a Pietro Redda e i fratelli Redda di Cerisano, della Trone di Via Pane Bianco e di Rende. La Trone di Via Pane Bianco, la Trone di Rende. A Rubalcone. Ci sei stato tu? Forse dovremmo fare questa trasmissione, se si decida. Noi siamo pronti, ma forse è meglio a settembre. Che parola mia? Signora? Oui, bello. Venite. Vieni qua. No, ma che state facendo? Signora, stiamo facendo un figlio, in diretta. Un figlio? Un figlio? No, buongiorno, signora, scusa. Ma che state combinando? Signora, stiamo cercando di far venire la gente al mare. Perché siccome noi non c'è nessuno, perché che mese siamo oggi, signore? Aprile. Scenda pure lei. No. Va. Ma che cosa state cercando? Siamo già un'inchiesta, signore. Che cosa? Appunto, io quando. Però vedete, si incontra gente allegra nella mattina, adesso sì. Di dov'è lei, signore? È qua. Scenda un momentino. Prendete una pecca, abbonare, ma te ne ha papà. Ha dato pure la maglietta, sa stato sopra la spiaggia. Su bent'anni che c'è. Se ci accompagnate veniamo, sennò che è solo che bei fatti. Vieni, signora, ma lei che lavoro fa a casa? Va là. No, io non sto qua. E dove sta? Scafati. Ah, ma che c'è qua? E qua c'è la casa dei miei nonni. Ah, ed è sola? No, ci sono pure i miei fratelli, oggi sì. E scendete. Che parliamo un pochino, ci invitiamo la gente a venire da qua a Pesa, no, signora? Lei è sola, signora? Qua, sì. Di dove è lei? Di qua. Ah, di qua. Abito al paese. Ah, al paese è più bello, c'è più gente. No, però d'estate qua c'è pieno, diciamo, se no facciamo cattiva pubblicità. Sì, qua, sì. Lei è sposata, signora? Certo. Bravo. C'è due figli e pure una nipote. Pure? E c'è, in mezzo c'è pure, vive il marito. Sì, sì. Il marito è a casa. E poi è a casa, Un bacio a casa. No, come per sudini, perché la sua una cosa, sì. No. Usacchi ma somiglia, senza. Chi lo che fa cuponolo, chi lo che fa, come si chiama? Chi lo che fa.
Laurent. Oh, Laurent, come si chiama? Che cosa cucina oggi, signora? Risotto. Come fa il suo risotto? Con finocchi. Un risotto? Finocchi selvatici. Ah, finocchi selvatici. Ah. Dateci questa ricetta. Allora. Che ricetta? Cucini. Finocchi. Risotto e finocchi, sì. Che fa il suo finocchio? Invece fa pasta e finocchi, faccio con il riso. Quindi riso e finocchio, riso. Selvatico. Ma il finocchio è crudo, mette bene pesce mica. No, deve bollire, deve cucinare il finocchio. Il finocchio, il riso, ci mettiamo crudo. Certo. E quindi tu mangi crudo il riso? Un riso è da cocia. Poi frangia di cocia, bruttonaccio, come sai che di cocia sono riso? Tu puoi dare un riso crudo. Guarda che cassare vanno in Ferrari, guarda che cassare vanno a Ferrari. Vatti là, vatti là, va, balla. Ciao, grazie. Ciao, aspettate una cosa, signora, aspetta. Vabbè, grazie, signora, grazie per la cortesia. Intanto faccio. E guarda che bellezza, guarda che bello, ma guarda che bellezza. Ma chi sei una fotografia, ragazzi? Come guarda va, che bellezza. Come vai? Tu bene? Ma guarda che meraviglia, ragazzi. Questa è. Dove state andando? Stavo andando a fare un po' la spesa. Mi fermate un attimo, capitano? Fermate il caffè, vai. Ma guardate un poco che meraviglia, guardate un poco. E come te la compri qui? Sì, vieni qua, vieni qua. Vieni, 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 vieni. Ragazzi, dobbiamo inventarci di tutto. Gine, guarda che è una cosa... Guarda che bellezza qua. Signor! Guarda che bello, guarda che tedogno. Guarda che te doni. Guarda Pietro, la famiglia Reda, la trone di via Panebianco, la trone di Rende, una due tazze. Che bello, quanti costa? Quanti costa? Secondo lei quanto costa? Buono, lo so! La bellezza! Bello, 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 bello. Lei è il marito, il figlio? No, figlio. Il figlio. Ma che meraviglia. Questa è chi te la regala, signora? Chi la regala questa qua? Pietro? Gioppino di Cosenza, Gioppino no, la trone di via Panebianco, la trone di Rende. Trone. Guardate che bellezza, però. Il figlio della e mamma. La mamma. E la piceggia, che meraviglia. E la gatta solo che piglia, che ne figlia e figlio piglia. La gatta, e i soli ci piglia. Diciamo noi, no, l'abbiamo detto. Oh, è figlia a mio marito che era una perla, bellina. È morto vostro marito? Sì, è morto. Se c'è un conoscente. Berlino, Franco. Berlino? Ah. Non mi ricordo, ma... Ho dato tu, ha fotografia a te. Non ce l'ho. No, ma per... Lei è figlio unico? Sì, no, siamo quattro. E lei è sposata? Siamo sposati, mio figlio Salvatore non lo conosco, quando si è venuto a Cetra. Salvatore, Maradona. Sono riuscito a Maradona. A Maradona, no? Ehi, grande Maradona, come no? Grande Cetraro. Maradona a Cetraro, non ci sei venuto a Cetraro. E tu che lavoro fai? Io faccio l'idraulico. Idraulico, roba di costruzione, tutto. Guarda la signora che mi deve far ridere, Omar, guarda che queste sono storie che si raccontano, storie di ordinaria, non follia, ma storie di ordinaria. Sta guardando ciò. Va bene, mia marita, però. Tutta lì nel suo meglio. La canicchia. Benedica, bene. Buon calese. E che loro faccio pescatore faccio la. Che mio marito, no. No. Marito faccio 100 giorni. Perché al cameriere, bangonista alle terme Lugiano, il Monte Rosso. E tu mangia però, signor Benedica, che si mangia. Mangiamo. Ma tu fai pescatore, hai detto? No, io faccio come robe idraulico, robe di costruzione, robe di... Bin Laden. Idraulico. Ah, idraulico, come che era con Bin Laden. Sì, mio marito, perché è tanto... Ti pure il cannolino, dai. No, questo è un incrocio, c'è un coccodrillo e un passo tedesco. Grazie, signor, grazie, signor. E vi auguro una buona salute anche a tutti i famigli. Quando viene il cetraro? Siamo già stati, ma verremo di nuovo per lei. Ah, facciamo... Senti, ma tu secondo me, c'è un altro problema per te, non è che tu ti ricordi qualche canzoncina che canti mentre ti fai la doccia, sì? Salvatore, io non lo so. Salvatore? Come ti fa la doccia? Salvatore si fa la doccia. Ah, un'altra cosa che volevo chiedere, signora. Quando volete venire a casa mia, mi pigliate un caffè. Secondo me, dopo che sono.
o fanno un governo secondo lei? No. E quindi che cosa faremo? Andremo? Sempre la solita cosa, la solita storia, sempre quella maniera. Cioè. Andiamo di nuovo alle votate. Abbiamo votato, però bisogna vedere se ancora il governo non lo fanno. Non lo fanno. Non lo fanno. Secondo lei? Secondo lei, ma siamo già vescovi, signora? Allora, la prima volta che ci vediamo. Sì, la prima volta. Come state, signora? Oggi? Comunque, guardate, posso dire una cosa. È sempre accogliente questo paese, anche se c'è poca gente. Ho capito il Gioppino. Sì, è capito. Che la raia, La raia, capito. La raia. C'è la raia Petrusa. No, salutiamo gli amici della RAI, noi siamo della C, canale 19. Alle ore 15, lei ci vede alle ore 15? Al telegiornale no, no, faccio una cosa su Bacco, faccio una cosa sott'acqua, sì. Ah, sì. Vai bevi sott'acqua e pesco sott'acqua. Faccio una sott'acqua con la bocca aperta. No, alle ore 15 c'è il permesso, signora. Non ci ha mai visto lei, signora. Vedo sempre queste cose di capire. E se ne va al telegiornale, almeno al telegiornale. Quanto a parlare, ho capito. Signor, siccome stiamo andando qualche premio, no? Stiamo cercando anche qualche protagonista, perché da settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile e ne votavano a mezzo, ma settembre, ottobre, parte gli scherzi. Iniziamo, no, aspetta. La carta, capire, una carta in bar, e non si entra la carta così. Non mi ha pigliato le cose. Non si entra, si entra dentro la cosa. E ma non va a pigliare, la carta. Non mi ha detto che hai alzato la carta. No, però, signor, volevo dire una cosa. Allora, siccome stiamo cercando dei protagonisti, stiamo in una trasmissione da settembre, poi parlo con Domenico, il presidente Domenico Madolo, con l'autoressa Marta Valduto, sì. Il protagonista, cioè i cantanti, gente che sa recitare, che sa cantare, la vecchia corrida che abbiamo fatto da 40 anni fa. Allora, lei sa cantare qualche canzone, per esempio, si fa la doccia, lei, per esempio. Se la fa la doccia, lei, sì. Ogni tanto sì, no. Ogni tanto, che se no... Sì, sì. Come no, è una persona... Allora, che canta lei? Io non canto sulla doccia, no. E come canta? Sulla doccia no, ma sopra sì, però. Sopra sì. La stai cantando, veramente. Non canto. Una canzone che si ricorda, lei è sposata? Sì, è separata. Separata. E niente. Che canzone si ricorda quando era suo marito che non era separato? Lo so, ce ne cantava tanto. O una per esempio. Una volta cantava, ma adesso non mi ricordo questo momento. Guarda che luna. Guarda che luna. Tutto questo. Guarda che luna. Vabbè. Signor, scusate. Quando signor sulla canta, in questo momento non mi ricordo. No, ma se si ricorda c'è un premio, se si ricorda, signor. Che dice? Questo momento non mi viene in mente. Suggerisci. Piano piano. Una canzone, suggerisci una canzone. Non una canzone. Non una canzone. Non mi viene a mente, manca una canzone, lei no. No. Una canzone sulla cavolovella, Giulia. Io ti amo. Sì, giusto tanto, però questo momento non mi viene. Non ti viene. Se mi avevo preparata allora. Una poesia, per esempio. Non è una poesia questa. E i fusi come mob, dato il mortazzo spestente l'aspetto. No, sì. No. Grazie, sì. Grazie, siete gente allegra, però. Ma papete che metto, piace? No, molto. Molto bello. Ma... Ok, due minuti. Allora, siccome abbiamo due minuti, chiudiamo questa puntata di grande allegria. No, possibile che non riusciamo tutti e tre a fare che poi andiamo lì una bella canzone, Ando? Allora, mi stai seccando, ok? Adesso ti fai così e ti fai coccolare un pochino. Perché mi stai seccando, vedi, l'ho coccolato. Chi è il tuo padrone, vero? Chi è? Fai la brava e non ti ci porto più, ok? E mi viene a camera, io qua. Perché mi dai qua? Io non posso fare, perché noi siamo, io sono un umano, tu sei una. Mi piglia tutti. Allora, ecco, chiudiamo qua, ecco, poi apriamo la punta. Venga, signora, venga. Vedi. Chiudiamo questa puntata qua, no? Perché poi ne facciamo un altro, ormai ci siamo, Francesco. Ora caro studio che ne è? Allora, mi segue, attenzione, questo capo che tiene con una bomba. Vedi. Allora. Però adesso non siamo più alle 14:00, ma siamo alle ore qui? Alle ore 15. Bravo. Quindi sabato e domenica alle ore 15 e giovedì alle 23, sabato e domenica alle 23, replica. Replica? Sì. Sai ecco, cos'è la replica? Non lo so. Replica. 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 Ripetono. Bravo! Che cosa, noi facciamo davvero. Ripetono. Allora, ripetiamo insieme. Sabato e domenica alle ore? Alle ore 15. 15. E arriviamo subito, un attimo all'altra punta. Sabato e domenica alle ore 15. Poi? Replica. Replica. Alle? Alle 15.
No, se ci me le può passare perché viene caga nel zampa. Sì. Replica alle 20? 20 e 30. 23. Come andrà? Venite, venite. E poi giovedì anche alle 20. Giovedì? Che? Alle? 23. 3. Oh! Vediamo se ha studiato, sabato e domenica. Alle 23. Alla pescata in bacchia, alla quale 23? Alle 15. Alle 15. E che gruppo d'assalto che abbiamo fatto. Signore, mi pare di aver chiuso questa puntata. Ci vediamo domani alle ore 15, stasera alle 23. E vedeteci, fate un applauso. Per me, fate un applauso. Da qua per me, un applauso. Ah, per me, sei. Ehi, ehi.